Ieri la conferenza stampa del Premier che ha dato un out alle due forze di governo, secondo lei il governo resiste? Il governo resiste? Ma questo non lo so, io ho la sensazione che non si vada a votare, quindi la sensazione è che alla fine una qualche sintesi e quadra si trova. Certo, è un governo profondamente lacerato, una separazione in casa in un contratto che a me non piace per nulla, ma questi sono problemi loro che si sono uniti insieme in un'alleanza politica e in un contratto. Dalle parole del presidente Conte si evince tutta la drammaticità del momento in Italia, perché abbiamo un governo che governa male, che è diviso al suo interno, che non si sa se va avanti e che prospettive di sviluppo vuoi dare. No, qua con l'Unione Industriali ragioniamo di Sud, di Napoli, di area metropolitana, di investimenti, di infrastrutture materiali e immateriali, con tanti imprenditori che fanno un lavoro egregio, ma tutto quello che stiamo facendo, parlo di Napoli, è tutto autoctono. Cioè noi l'abbiamo fatto nonostante l'assenza delle politiche di sviluppo e del lavoro da parte dei governi degli ultimi anni, compreso l'ultimo governo. Quindi il paese ha bisogno di stabilità, ha bisogno di capire se questo contratto funziona, altrimenti si staccasse la spina. Io l'ho anche in qualche modo, come dire, sottolineato che per quanto ci riguarda sarebbe auspicabile l'apertura di una fase nuova, ma questo spetta a loro decidere. Le tensioni tra Lega e 5 Stelle porteranno a far saltare anche il Salva Roma. Lei, diciamo, era stato anche molto critico in prima fase, forse è giusto così. Salva Roma, salva tutti, salva l'anima dei prosciutti, che vi devo dire? Non so che dire. Siamo in mano al governo, noi andiamo avanti. Guardate, la cosa bella di Napoli, che Napoli ha creato talmente un laboratorio forte che per noi i governi nazionali sono importanti, per carità, non voglio, così come i governi regionali, ma noi ormai siamo attrezzati per resistere anche da soli.